Il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha portato i saluti istituzionali dell'Assemblea legislativa durante l'incontro annuale del CRAM, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo. I lavori assembleari, ospitati nella sala consiliare di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, si sono svolti nella giornata di giovedì 2 novembre. Grazie per essere qui, noi teniamo particolarmente al CRAM per convinzione dell'utilità del lavoro che voi svolgete e dei risultati che otterrete anche oggi e anche per storie personali, stare a ricordare, ma chi conosce la mia personale storia sa perfettamente quanto io sia legato alle comunità dei nostri connazionali all'estero. Sono certo che i miei colleghi offriranno la massima disponibilità, accoglienza, rispettosa dedizione ai lavori di questa adunanza. E sono certo che resteranno fatti concreti che potremo poi sviluppare nel corso dei giorni a seguire. Quindi buon lavoro, discutete animatamente, perché a noi è un fatto che ci fa piacere quando c'è grande tensione per raggiungere obiettivi. Un saluto accolto con favore dai delegati CRAM che hanno apprezzato l'accoglienza accurata dalla Regione e si sono detti onorati di avere la possibilità di esprimersi democraticamente all'interno della sala in cui vengono discusse e votate le leggi regionali. Il tavolo dell'Assemblea degli Abruzzesi nel Mondo è stato coordinato in presenza dal direttivo formato dai consiglieri regionali Roberto Sant'Angelo e Sara Marcozzi. Oggi più di 30 rappresentanti di tutte le associazioni che abbiamo nel mondo, che sono 110 attive dall'Asia fino all'America, all'Oceania, in Africa, si stanno confrontando su qual è il loro ruolo all'interno del sistema regione di promozione all'esterno, quindi nel mondo, perché loro, gli abruzzesi del mondo, hanno le radici, il DNA abruzzese e sono i primi ambasciatori di questa regione nelle comunità dove si trovano. Quindi c'è un ragionamento sulla loro storia, sulla storia del CRAM, e quindi parliamo del turismo delle radici, del rapporto con l'Italia, ma del rapporto anche con la nostra regione. Queste associazioni nascono con scopi sociali, quindi nelle prime migrazioni, perché servivano a parlare la stessa lingua, a rappresentare i propri usi e costumi, invece oggi sono parte integrante anche delle comunità che loro hanno reso grandi, non solo sono ospitanti, ma insieme le hanno costruite. È un'occasione sia ai nostri corregionali all'estero di far rivedere Chieti o conoscere Chieti, e sia un'occasione di incontro per parlare di temi del futuro. I temi del futuro sono soprattutto l'anno delle radici, cioè il 2024, anno in cui si celebrerà il famosissimo turismo delle radici, cioè il turismo di tutti quelle seconde e terze generazioni di abruzzesi, in questo caso all'estero, che vogliono riscoprire il nostro Abruzzo, le loro radici. Questo del CRAM, soprattutto in quest'anno, in questa edizione, è una grandissima occasione di collegamento tra la nostra regione e il nostro potenziale turistico e tutti i turisti che possono venire nella nostra regione.